Antipasto di campionato al Benelli tra un paio di settimane, il 2 di settembre, la Vispesaro, padrona di casa, e l'Arezzo si ritroveranno proprio qui per la seconda giornata del girone B di Serie C. Questa sera invece c'è la Coppa e c'è un posto in palio al secondo turno. Vispesaro che parte forte, pallone in aria come sempre c'è Francesco Nicastro, basta un minuto e mezzo, nemmeno due, per il numero 9 per portare in vantaggio la Vispesaro, una Vis che ha nuove ambizioni, quella di Stellone dopo la salvezza ottenuta ai playout lo scorso anno quando c'era proprio anche Francesco Nicastro, che apre così con questo sinistro la sua stagione, quella della sua squadra. Reagisce subito l'Arezzo con il colpo di testa parato in calcio d'angolo qui su Chiosa, altro tentativo da parte di Pattarello che scalda i guantoni del portiere della Vis. Qui ci prova il numero 10 senza fortuna, arriva il gol di Guccione che pareggia al 24esimo con un sinistro supersonico ma anche molto preciso, 8 gol e 5 assist per lui nello scorso campionato in granata. Qui il numero 7 trova un angolino quasi impossibile con il mancino per l'1-1. Ancora Arezzo con il colpo di testa di Renzi, disinnescato anche in questo caso, ma gioca bene la squadra di Troise che qui rischia un po' il destro tentato da Pucciarelli, palla che diventa molto velenosa e poi in qualche modo se la cava a squadra ospite. Ancora Guccione e poi il destro tentato da Pattarello, insiste sempre l'Arezzo, il cross perfetto di Guccione per la testa di un ottimo Gucci ex di questa partita, mette la firma in grande stile su questo match, sul 2-1 dell'Arezzo. Lui che nel 2022 giocava la Vis, dopo 53 partite e 11 gol, passò da Pesaro ad Arezzo. Sevilla Amaranto sono alla ricerca di una punta, sicuramente Gucci ha dato grandi risposte in questo primo tempo, inizia il secondo ancora con l'Arezzo pressante, con le soluzioni da fuori anche grazie alle iniziative di Catanese, con il mancino non riesce a sorprendere il portiere. Al 59esimo minuto, poco prima dell'ora di gioco, arriva il secondo cartellino giallo per Gianmarco Neri che viene espulso per questo fallo abbastanza ruvido su Pattarello, lascia la Vis in 10 uomini, prova a reagire con Cannavò, la squadra di casa, Cannavò che spacca la traversa ma non riesce a trovare il gol al 79esimo. Si gira bene, calcia bene ma non troppo preciso per trovare il gol del 2-2, il gol lo trova e come se lo trova Gaddini, se si parla di talento non poteva mancare la sua firma in questa serata. All'85esimo chiude la pratica sul suggerimento di Settembrini di testa da due passi, fa secco il portiere, fa 3-1. In 10 uomini la Vispesaro prova a correggerla nel finale ma non c'è più tempo, basta così, 3-1 finisce così per l'Arezzo di Troise che vince e va al secondo turno dove affronterà l'Ascoli.